Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare delle buonissime puccette morbide, morbide. In 5 minuti le andremo a fare perché li faremo in padella. Buonissimi. Allora, come già vedete in questa coppettina, ho inserito 230 g di farina 00. Adesso andiamo a inserire 3 g di sale. Ci diamo una bella giratina e andiamo a inserire 4 grammi di lievito di birra in polvere. Ci diamo sempre una bella giratina. Qui, come vedete, ho inserito 160 grammi di latte parzialmente scremato, però ovviamente, come vi dico sempre e ripeto, piano piano andiamo a inserirlo perché da farina a farina può cambiare la consistenza dell'impasto, eh? E impastiamo. Allora, ragazzi, una volta che abbiamo inserito il latte, a me se n'è andato tutto il latte, quindi voi piano piano mi raccomando, eh? Allora, dopo che abbiamo impastato per bene il nostro impasto, adesso aspettiamo un'oretta e poi possiamo andare a formare le nostre puccette. Allora, una volta che abbiamo aspettato un'ora, come già vedete, io l'ho tagliuzzato in 5 parti. Adesso prendiamo le parti e andiamo a formare delle palline. Una volta che abbiamo formato le palline, prendiamo un tavoliere, mettiamo un po' di farina e andiamo a stendere l'impasto. Allora, ragazzi, una volta che abbiamo steso per bene le nostre pucce, prendiamo una padella antiaderente. Andiamo a inserire un filo di olio, lo andiamo a stendere con un fazzolettino, togliamo tutto l'eccesso, riscaldiamo per bene la padella e poi incominciamo a inserire le nostre puccette. Allora, ragazzi, una volta che vediamo che la nostra padella si è riscaldata, andiamo a inserire la nostra puccia e aspettiamo che si rosoli leggermente da sotto e poi la rigiriamo. Allora, ragazzi, una volta che vediamo che si è rosolato, come ho detto, la giriamo, però non è finita qui. Poi la dobbiamo rigirare di nuovo fin tanto che vediamo che si è gonfiata, perché lo spessore sarà 1 cm di spessura. Guardate come si è gonfiato. Adesso lo rigiriamo di nuovo, lo facciamo rosolare un altro po' e poi lo possiamo togliere. Allora, abbiamo cotto le nostre puccette in padella, guardate ragazzi come sono venute, fantastiche, guardate un po', morbide, morbide, guardate, sono proprio morbidissime e nello stesso tempo sono senza mollica, potete mettere tutto quello che volete, formare delle buonissime puccette, come quelle che si comprano ai pub, alle pizzerie, dove volete. Detto questo, spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta, spero proprio di sì perché è molto facile da fare. Mi raccomando, come dico sempre, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buon appetito!